Il ricamo è senz'altro un'attività molto antica, sebbene pochi dei suoi antichi prodotti siano giunti ai nostri tempi. È probabile che quest'arte abbia avuto origine dall'elaborazione di punti utili utilizzati per l'unione di pelli e poi di teli vegetali destinati a personaggi di rilievo. Sono stati trovati alcuni frammenti risalenti all'antico Egitto, mentre solo nell'antica Cina fu un'attività molto fiorente ed elaborata. In Europa se ne hanno testimonianze antiche, ma le tecniche venivano tramandate oralmente nel tempo con graduale perdita di originalità e con l'acquisizione di connotati locali. I manufatti, creati per oggetti di uso quotidiano, soccombevano al logorio dovuto all'uso, per cui oggi non ne rimane traccia. Possiamo solo supporre che il ricamo sia una tradizione popolare risalente a tempi remoti e si sia poi sviluppato con l'estensione di una moda inizialmente riservata al ceto più abbiente, che poteva permettersi sia la spesa per i materiali sia il tempo necessario per l'esecuzione. Si sono salvati infatti solo alcuni eleganti ricami bizantini, che certo non possono essere definiti arte popolare. In Italia il ricamo nasce come una delle espressioni della cultura saracena. Non a caso la prima scuola di ricamo ha sede a Palermo e risale ai primi anni del secondo millennio. Quello è un centro che Marisa ha fatto il primo lavoro, è stata bravissima, ha fatto il giornino, punti quadri e le sfilature sono. Allora, la Mirella ha fatto il centro con fiori, un traccio di fiori colorato, che c'è il punto raso, il tagambo, poi c'è i punti quadri, c'è il punto margherita, che sarebbe in mezzo a due punti quadri. Poi ha fatto gli angoli, che si chiamano punto tessuto, che sono dei fiori, che sarebbero questi, punto tessuto. Questo è un pezzo di stoffa, che io ho insegnato alle mie bimbe. Anche bello stirato. Le mie bimbe. Sono due pezzi di stoffa che l'ho fatta aggiungere insieme con degli orli, con dei giornini, con una sfilatura intrecciata e poi negli angoli ho fatto una ragnina. Questa l'ha fatta la Mirella. L'Assunta sta finendo un centro che c'è due punti quadri, gigliuccio, e poi c'è dei disegni geometrici di giornino scambiato. Sta facendo i riquadri, quel centro lì in taglio l'ha fatto Mirella, è tutta in taglio, c'è il tagambo, c'è gli anellini volanti, c'è il punto sabbia dentro, l'ha fatto Mirella quello lì, poi ha fatto un lenzuolino per il nipote con un paesaggio con macchinine d'epoca, da campo, punto pieno, punto raso, c'è il sole, punto raso, punto a gambo, e poi c'è anche gli alberi
che sono molto belli, fatto punto raso. Sempre Mirella, questo, scusa, Alda, questo Alda sta facendo un lenzuolo con la sfilatura e poi viene fatto con tutte le roselline di due colori. Nocciolina. Queste sono tutte appunto tessuto con tutte le petali volanti dove deve fare il taglio, che poi qui nel mezzo c'è da farci la cifra, l'iniziale del...